E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Blizzard ed eccoci con Lucius. Nell'episodio precedente abbiamo ucciso lo zio Tom, che era disperato per la morte di Giovita, e adesso andiamo a vedere chi sarà la nostra prossima vittima, che al momento non sappiamo. Diamo un'occhiata alla tavola Ouija, vediamo se ci dà dei consigli, anche se i consigli che ci dà fanno veramente schifo. Quando io vinco non è carta che tu scegli, quando perdi sono forbici che presenti. Aspetta, l'ho già sentita. Quando io vinco non è carta che tu scegli, quando perdi sono forbici che presenti. Chi stia parlando di carta sasso e forbice? Chi non ha giocato carta sasso e forbice nell'epoca della scuola? Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Giù. Carta, forbici. Sì, sarà carta sasso e forbici. Quando io vinco tu sei carta. Sì, dovrebbe essere quello. Poi. Ah, nel giardino. E chi è? Il giardiniere sarà. Nel giardino. Ma non vedo. Ah, aspetta, c'è uno lì. Sì, è lui. Il giardiniere. Tra l'altro il giardiniere è la prima volta che lo vedo. Eh sì, sto lontano. Antonio, è un italiano il nostro giardiniere. Antonio il giardiniere. Antonio sta tosando il prato. Magari potrei rompergli l'apparecchio. Il tagliaerba. Vuole sapere perché ha sempre l'aria di chi è appena tornato dalla discoteca. Eh beh, è un italiano. Si chiama Antonio, quindi fa sempre festa. Allora, comunque Antonio, il tuo tagliaerba non funziona, l'erba è sempre allo stesso livello. Come le lo rompo io il tagliaerba? Questo è il cacchio di sto gioco, che non ti dice come fare. Cioè, oddio, da un lato è anche buono. Però, vabbè, cerchiamo, vediamo un po' se troviamo qualcosa ai fini dello scopo. Un compressore d'aria. Di chiavi ne ho già abbastanza, quindi non me le fa prendere. Martello. Corrente. Questo cos'è? Nuovo oggetto nell'inventario. Una pistola sparacchiodi scarica. Ok. Noi raccattiamo oggetti qua, però boh. Vabbè, ci serviranno per le prossime. Sicuramente le prossime missioni. Aspetta. I chiodi saranno questi. Chiodi per pistola, quindi li posso combinare, no? Scusa. Ok. Pistola sparachiodi carica. Vabbè, ma non posso spararli con lo sparachiodi, cioè. No? Cioè, vediamo che succede. Potrebbero vederti, ecco appunto. Questi sono. Scusa, eh. Ah! Li fa. Nuovo oggetto nell'inventario, sassi. Si può sempre usare una pietra per rompere qualcosa. Ah, ragazzi, ho capito. Avevo ragione. Sasso, carta, forbice. Questo sarà lo stesso. Un sasso. Me lo fai prendere? Sì. Ok. Allora. Mo, il sasso, io dove lo. Cioè, se io. Ok, ho capito. Piazza, perfetto. Adesso aspettiamo che Antonio faccia il giro, il tagliaerba si incastrerà sicuramente e poi vediamo il da farsi. Probabilmente si incastrerà Antonio per cercare di prenderlo la mano o qualche cosa, si farà male. Sì, io
questa pietra credo di poter sistemarlo. Allora, sembra che cerchi di fare parte del tagliaerba, potrebbe essere una buona occasione. Ah, ma quindi il tagliaerba si è spento. E allora, aspetta, io col potere della telecinesi potrei accenderlo. Vediamo. Bracola, mentre lui ha la mano dentro, io lo accendo e si fa male. Si farà molto male. Dai. No, potrebbero vederti, cazzo. E se vado più lontano? Aspetta, se vado alle spalle? Ok. Dai, accenditi. Ma, santo cielo, che è successo? Si è salvato. Antonio, sei fortunato. Allora, aspetta. Non è stato sufficiente, è riuscito a liberarsi dalla lama. Allora, vediamo. Col controllo della mente lo possiamo spingere a fare quello che non dovrebbe fare. Quindi non è vero, non va. Aspetta, era questo. Ok. Ok. Sì, le icone sono simili, solo che una è viola e l'altra è arancione. Vai, metti le mani. No! La testa! Porca miseria! Mamma mia, che finale! Wow! Erano settimane che non chiudevo occhio. Quando finalmente riuscivo a conciliare il sonno, quella casa e i suoi loschi abitanti venivano a visitarmi nei miei incubi. Disperato e stordito, mi recai in chiesa. Non so bene cosa mi condusse lì. Forse il male che si accaniva su quella famiglia mi tormentava. E poi successe di nuovo. A quel punto non potevo sorprendermi. Ero rassegnato ad affrontare una nuova morte ogni mese fino alla risoluzione del caso. Ma la periodicità di quei crimini portava con sé un'altra maledizione. L'assillante, quotidiana presenza dei giornali. Il senatore assorto nella sua campagna elettorale stava rischiando letteralmente di perdere il senno. Combattuto tra il senso del dovere e la sua famiglia. Suo padre, un potente impresario dal dubbio passato, era scomparso senza lasciare tracce. Si mormorava che avesse qualcosa a che vedere con tutti quei crimini. Che sta succedendo, papà? Un debito in sospeso? Una vendetta? Fammi capire bene. Non intendi fare nulla a riguardo? Smettila con queste stronzate, Charles. Dici cose senza senso. Credi davvero che io non sappia, papà, da dove viene la nostra fortuna? Aspetta. Non sai un cazzo. Che intendi dire? Ho fatto tanti sacrifici per voi. Qualche patto col diavolo. Se è vero che ci vuoi bene, perché non eri al funerale di Tom? Tuo fratello era un bastardo miserabile, un alcolizzato perdente. Com'è possibile che tu dica cose del genere del tuo stesso figlio? Stammi bene a sentire, mi devi la vita e anche quell'inutile carriera politica. Non osare contraddirmi, ci sono cose che non potresti mai capire. Già da molto tempo ormai ho rinunciato alla mia carriera politica, ma alla mia famiglia no. Non rinuncio, papà. Mi hai sentito bene? Tu stai perdendo la testa, Charles. Guarda, Lucio, se ami così tanto la tua famiglia, allora ti conviene darti una calmata. Lascia che la polizia faccia il suo lavoro, Charles, se c'è un colpevole.
Lo scopriranno, è solo questione di tempo, credimi. Ma cosa avrà voluto dire Cobb? Io solo dove viene la tua fortuna. Cioè, è una frase un po'... in questo contesto, diciamo, del gioco, è un po' sospetta. Aia, aia. Preti in arrivo, esorcismo. Buonasera, signorina. Sono padre Legel della parrocchia di Winterhill. E questo è padre di Cosimo. Non vorrei proprio disturbarla, ma alle nostre orecchie è giunta la voce dei terribili avvenimenti di questi ultimi mesi. Potremmo parlare con il padrone di casa. Casa! Fuori dalla mia casa! Dannati parassiti! Andate a fare sermoni ai vostri fedeli parrocchiani. Qui non ne vogliamo sapere nulla! Forza, largo, largo! E non fatevi più vedere da queste parti, bastardi! Devono sempre ficcare il naso. Però e vedi... nessuno li ha chiamati dannati ipocriti! Cioè, perché il nonno li ha cacciati? È come se il nonno... fosse posseduto. Ma questo che è un ladro? Sta andando nel seminterrato. E tu chi sei? Cosa ci fai qui? Mi scusi, mi ha spaventato. Sono Wayne Preston dell'Herald. Volevo parlare con lei degli omicidi. Ah, di notte? La pagherò per l'esclusiva sulle informazioni. Sai con chi stai parlando? Certo, signor Wagner. Scusi l'intromissione. Le giuro che ho suonato alla porta. Sì, come no. Pensavo che non mi avesse sentito non nessuno. Non so che potrei spararle con totale impunità? Un momento, no. Il nonno si sta comportando in maniera... non lo so. Cioè, sì, la mia teoria è che è posseduto. Si sta un po'... prendendo idea nella mia testa. Allora... Lucifero è tornato a farci Lucius, visita. Che macabre offerte mi hai fatto. Le metto la torcia giusto così. Fermarci ora. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. C'è già chi nutre un certo sospetto, Lucius. Agisci con la massima cautela. È giunta l'ora di insegnarti l'abilità più potente. Forse un giorno ne avrai bisogno per proteggerti. Ah, ok. Ti piace giocare col fuoco, Lucius? Fin quando non tuo mi brucio. Padre dice di non giocare con i fiammiferi, ma tu sei un figlio dell'inferno. Sei nato per dominare le fiamme. Ok, dipende, right. Per cominciare ad accumulare il potere, tieni premuto il pulsante A. E... rilasciando lancerai una palla di fuoco verso l'obiettivo. Il fuoco mi incanta sempre.
Che figata. Cerca di minare la figura, osserva la sua barra di salute, deve consumarsi. Ah, è ancora vivo. Ma se carico di più? No, apparentemente non... La potenza è sempre quella, devo caricare... Talento. Ok. Che ora figata. Ascoltami, Lucius. Potrai ricorrere a questa abilità solo in certe occasioni. Ogni volta che farai un sacrificio per me, potrai usarla, ma solo per un breve periodo di tempo. Fin quando il potere si consumerà. Non dimenticarlo. Ma perché? Cioè, sarebbe stato bello bruciarli tutti. Così almeno andavi al detective e diceva: vabbè ragazzi, sono morti per autocombustione. Che poi ragazzi, ridendo e scherzando, ci sono stati casi veramente di autocombustione. 1 aprile 1973, il tradimento. Allora, Lucius, è giunto il momento. Il nonno. So che hai trovato la sala dei rituali. Non mi sorprende. Vestiti e raggiungimi nel sotterraneo. Sii molto cauto, figliolo. Qualcuno è ancora sveglio, non farti vedere. Ma tu pensa. Sì, ragazzi, allora, o è posseduto, è l'unico al momento, perché... Quindi la stanza dei rituali, quando l'abbiamo trovata, ci siamo chiesti che ci fa qui la stanza dei rituali. Quindi o il nonno è posseduto e quindi l'ha creata per noi. Però anche la frase del padre, del figlio, che ha detto: so come hai avuto questi poteri. Cioè, ti fa un po' riflettere. Nonno Fabius, il nonno è venuto a svegliarmi. Mi ha detto di raggiungerlo nel sotterraneo. Pare siano tutti dormendo. Devo trovare il modo di passare senza farmi vedere. Il buio è dalla mia parte. Va bene ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per questo episodio. Nel prossimo episodio raggiungeremo i sotterranei e ovviamente cercando di non farci vedere da nostra madre, che sicuramente sarà in giro. Va bene, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a mettere like, commentare e iscrivervi al canale, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Un saluto da Bizzarra Gareth. Ciao Elio!